eccola qui la Golf GTI DCR, una vettura che conosciamo molto bene perché corre nel campionato italiano, corre nel campionato del mondo. Oggi la proviamo qui sulla pista di Portimão in occasione del lancio della GTI DCR stradale, che sostanzialmente è la final edition della GTI stradale che abbiamo conosciuto. La stradale ha 290 cavalli, questa ne ha 350, esistono due varianti, questa che ha il cambio DSG ed esteticamente identica a quella con il cambio Sadev a 6 rapporti. Anche il DSG ha 6 marce, ma è un ovviamente un cambio che è meno racing rispetto al Sadev, con la frizione a pedale che serve per partire quando si lascia il box. Andiamo a proteggerci anche un po' dal vento. Ed eccola qui, vi faccio vedere la TCR, quella vera, che ha ovviamente i passaruota allargati 1,95 m, mantiene i 2,62 m di passo della Golf e mantiene anche i 4,27 m, 4,28 m di lunghezza, ma ovviamente viene aggiunto lo splitter in fibra di carbonio, viene rivisto il paraurti, vengono mantenuti i fari full LED, però viene introdotto questo nuovo cofano con l'attivazione di questo vortice che va a risucchiare l'aria dal radiatore, con l'effetto di riuscire a montare un radiatore più piccolo rispetto alla capacità di raffreddamento offerta. È ovviamente una macchina dotata di freni racing, quindi in questo caso abbiamo delle AP, dovrebbero essere a 4 pistoncini, sì, sono 4 pistoncini con un disco molto generoso in termini di diametro, ovviamente in acciaio. Magari cerco anche di farvelo vedere con la vettura alzata. Questa è una DSG con calzata sui martinetti che possono essere attivati attraverso un sistema idraulico che alza la vettura, e questo permette ai ganci di lavorare meglio quando si ferma ai box. Si alza attraverso quello qui, questo sistema molto semplice. Al posto della benzina, la benzina la fate qui, al posto della benzina avete l'aria e potete alzare la vettura di questi 15-20 cm che permette ai meccanici di lavorare. Cerco di farvi vedere l'impianto frenante, vediamo se mostrano la ruota da questa parte i nostri amici del team di Volkswagen Motorsport. Sì, dai, manca ancora un dado, poi vi faccio vedere anche l'interno, vediamo se riescono a levarsi le ruote. Eccola qui, come vedete pinzona a 4 pistoncini, molto bella la pastiglia frenante, il discone bello raffreddato, poi cambia anche l'ammortizzatore, che in questo caso è un Bilstein pluriregolabile, e cambiano anche i dettagli relativi allo sterzo, ma sono veramente piccolezze che servono per migliorare la confidenza sullo sterzo rispetto a quello di serie. Cambia ovviamente anche lo scarico, cambia anche la componente aerodinamica, visto e considerato che viene introdotta questa ala superiore regolabile nell'incidenza attraverso l'apposita regolazione. Andiamo a vedere come è fatto anche all'interno, strumentazione molto bella digitale a colori della IM. Come vedete non c'è la frizione, in questo caso abbiamo solo freno e acceleratore, appunto perché il cambio è DSG. Infatti c'è la leva classica del cambio DSG con la modalità Sport, oppure DS si chiama, se non ricordo male, quella della, dei TCR. E poi c'è il classico volante Motorsport con la radio, il fuoricorsiello, quindi la 60 km, il limitatore a 60 km/h, la ventilazione, le varie schermate del display di bordo, le luci, il wiper, gli abbaglianti e poi l'acqua o accendere e spegnere il motore, e questo è il tasto per il controllo del differenziale. Qui possiamo andare a ripartire la frenata tra l'asse anteriore e quello posteriore. Come vedete gli interni sono stati svuotati di tutto, certo in questo caso abbiamo due sedili perché ogni tanto si portano anche degli ospiti, abbiamo la sacca per tenere il casco lì dietro, e poi come vedete c'è tanto alluminio, una pedaleria rialzata e un roll bar che va a proteggere, ma soprattutto va a irrigidire la scocca, permettendo alla vettura di essere decisamente più prestazionale e sicura ovviamente rispetto a quella di serie. La differenza sostanziale è che questa gira a 70 mm a terra circa per regolamento, questa invece gli permettono di girare a 80, quindi un po' più alta, proprio per compensare la differenza di cambio che ha una vettura all'altra. Quello qui lo vedete con i tre pedali, questa è la grossa differenza rispetto alla DSG, appunto che ne ha due, e ovviamente cambia anche il fatto che attraverso questo cambio Sadev si riesce ad avere una rapportatura specifica per le caratteristiche del motore, a differenza del DSG che nasce come cambio stradale, non cambia la rapportatura tra la strada e la pista, ed è una rapportatura ovviamente pensata più per un utilizzo stradale che corsa di olio, per cui in certi casi può essere troppo lunga, in certi casi può essere troppo corta, invece con il cambio da corsa ovviamente avete una rapportatura dedicata. Macchina bellissima, ovviamente viene realizzata a fianco della Seat Leon da corsa e anche a fianco della Audi A3.
RS3 sedan che abbandona il motore 5 cilindri per il posto al 2000 TSI. Direi di scendere in pista per vedere come vanno queste due bestioline. Andiamo. There's some you can adjust the diff, the slip diff. The okay, with the green button, yeah. Yeah, in the middle. Adjust it now on one. One is for dry. Okay. Two is for rain. Okay. And third is mixing with okay. one and two. Okay. You can testing something when you want. Okay. More forward, a little. Forward. Perfect. Little. Give me the. Okay, saliamo. Ok, saliamo a bordo della nostra Golf, un little bit higher if it's possible. Ok. Ok, saliamo a bordo della nostra Golf DSG TCR, let's close. È un abitacolo che già conosciamo, le buone del freno a mano, la possibilità di accendere i fari che qui alla nostra destra, abbiamo il la possibilità di andare a regolare, come vedete, il bilanciamento dei freni tra davanti e dietro. Il cambio, appunto, vi dicevo, è il DSG, quindi basta metterlo nella posizione adeguata e poi potete lavorare attraverso i pedal shift. Come stringono, potete lavorare attraverso i pedal shift, ok, per salire di marcia a destra e per scalare a sinistra. Questo è il tastino per andare a regolare la mappa del differenziale 1, 2 e 3. La 1 è per asciutto, la 2 adesso è semi umido, per cui mettiamo la 2. Direi che sono a posto, we can go. Ok. Ok, la bellezza di questa macchina è che i comandi sono, cioè non c'è la frizione, quindi la macchina parte esattamente come la macchina di serie. Lasciamo il box. Come al solito è molto bella come macchina. Ha una bella, diciamo, ti dà una bella confidenza, ti dà l'idea di essere molto larga la Golf, esattamente come la Leon. È parecchio bagnato ancora in terra, abbiamo i pneumatici che sono nuovi, per cui cerchiamo un attimino di scaldarla la macchina prima di darci un po' di gas. Il cambio di SG è sempre un po' lento, ovviamente, nelle cambiate. È un cambio che a livello di running cost è decisamente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere ovviamente il cambio TCR. Ha dei rapporti, come vi dicevo, che sono meno indicati per l'utilizzo racing, però ovviamente questo è un compromesso che bisogna trovare in virtù dei costi. È una macchina, questa col DSG, che costa notevolmente meno rispetto a quella col TCR. Secondo me siamo sotto di circa un 25.000 euro, credo che costi meno di 100.000 euro, dopo magari il prezzo ce li facciamo dire giusti. Come va giù! Troppo figa, bellissima! È sempre molto pesante in queste TCR, bisogna pestare vero il freno.
bellissima. Rientriamo in box con la nostra Golf DCR, ragazzi, tanta roba. Macchina è fortissimo. Pista a dir poco esaltante, è qualcosa di pazzesco questo autodromo. Tanti saliscendi, qualcosa di veramente emozionante, sia in moto ma anche con la macchina, soprattutto quando si vedono macchine come questa Golf DCR con 350 cavalli, un assetto direi pazzesco. Mi piace molto questa declinazione con il cambio DSG perché è paccioccona, è semplice, una macchina che può guidare veramente qualunque pilota con grandi soddisfazioni, anche con la la soddisfazione appunto di avere una vettura che ti inganna poco, che ti offre dei tempi sul giro molto, ti permette di fare tempi sul giro molto costanti con dei running cost sicuramente bassi rispetto a quello che è il costo di una reale TCR, che invece costa un pochettino di più. È una macchina direi molto speciale, la ritrovo molto in forma anche con il cambio DSG dopo aver guidato quella di Gagliano. Con il cambio TCR mi sono divertito, gran ferro, andiamo a vedere quanto costa e tiriamo le conclusioni. Eccoci qui, prova terminata, è stato bellissimo guidare questa Golf TCR sul tracciato di Portimão, costa 95.000 euro con la variante di cambio DSG, quindi anche un prezzo non troppo alto per una vettura da corsa, mentre la TCR con il cambio SADEV, quello vero, costa 150.000 euro, quindi è una cifra sicuramente più alta rispetto a quella della DSG, ma anche le prestazioni ovviamente sono diverse. Se andate a correre con la DSG nel campionato italiano TCR vi pigliate circa un secondo dai migliori, con questa ovviamente potete battagliare per la vittoria. Grande macchina, grande setup, secondo me è veramente la confidenza che offre questa piattaforma MQB ai piloti, è qualcosa di veramente speciale, è ottima ovviamente anche la performance di questo motore 2000 TSI che nella sua variante massima da 350 cavalli, ovvero quella disponibile in questa vettura, sa davvero il fatto suo, sia per quanto riguarda l'erogazione ma anche capacità di offrire coppia e darvi quello spunto giusto per farvi uscire velocemente dalle curve. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it, e vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, e sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedichiate qualche istante a noi. Ciao!